Una vecchia macchina a soffietto. Deve essere quella del nonno. Sì, è proprio quella. È una macchina dei primi del Novecento. Probabilmente funziona ancora. Chissà quante foto avrà fatto. Quante cose potrebbe raccontare. Il nonno mi ha raccontato tante storie su quella macchina fotografica. Se vuoi ti racconto come l'ha trovata. Vorrei andare a vedere il nuovo pallone al balloon. Vieni anche tu? No, grazie, cara. Un'altra volta. Io l'ho già visto, ma non ci salirei mai. Oh, la solita paurosa. A dopo. Perché vede, nel prossimo film, lei sarà la protagonista, la diva indiscussa di tutta la stagione. Sì, ho letto il copione, ma non sono molto convinta. Quando sarà? Ma cosa fa? Ma come si permette? Scusi. Ma lei non sa chi sono io. Io la faccio licenziare. Pulisco tutto, arrivo subito. Sei un disastro, non lo sai chi è quello. Domani non tornare, sei licenziato. Scusi? Sì? Ah, buongiorno. Senta, sto cercando un nuovo lavoro. E so fare molte cose, eh? Mi dispiace, ma in questo momento non c'è lavoro. Provi come comparsa per il cinema. Grazie. Scusi, ero un po' distratto. Non si preoccupi, anch'io ero distratta. Ma quella è una macchina fotografica? Sì, sì. La sa usare? Beh, certo. Vuole una foto? Sì, grazie. Con il pallone si può? Sì, si può. Io sono un fotografo. Si metta qua, in posa. Cheese! Grazie, lei è molto gentile. Io mi chiamo Olivia, piacere. Piacere mio, Ernesto. Oh, ma se lei è un fotografo, deve assolutamente conoscere mio padre. È un produttore del cinematografo. Oh, molto volentieri. Stavo giusto cercando un nuovo lavoro. Se vuole glielo presento. A patto che lei mi accompagni a fare un giro sul pallone. Beh, sì. Va bene, andiamo. Aspetti un momento qui, arrivo subito. Buongiorno. Ah, buongiorno. Ti devo annunciare, con chi vuole parlare? Sono Ernesto, un amico di Olivia.
Avrò il piacere di conoscere il signor Arturo. Ho capito. Nell'attesa gradisce bere qualcosa? Sì, grazie, molto gentile. Desolato per quello che è successo. Sta scherzando? Non mi sono mai divertita così tanto. Povera Natalie. Avrei voluto tanto farle una foto. Una foto, eh? Lei si diverte a prendersi gioco di me, signor cameriere. Ha ragione. Da oggi sarò un fotografo. O almeno ci provo. Perché non viene a visitare gli studi cinematografici? Sarebbe fantastico. Ma come la mettiamo con suo padre? Oh, lasci perdere mio padre. Domani va bene? Fantastico. Sì, fantastico. Buongiorno, Vincenzo. Buongiorno, signorina Olivia. Buongiorno, Gustavo. Signorina Olivia, che piacere rivederla. Complimenti, Vincenzo. Ottimo lavoro. La ringrazio. Ho riprodotto un teatro greco. Gustavo, le presento Ernesto. Piacere. Piacere mio. Gustavo è il nostro capo operatore, un vero mago della cinepresa. Ernesto vorrebbe diventare un fotografo. Puoi insegnargli qualche trucco del mestiere? Ma certo. Mi faccia vedere. Ah, interessante, molto interessante. Vede, questo serve per la messa a fuoco. Questa invece è l'apertura dell'otturatore. Proviamo a fare una foto. La luce è molto importante. Questa è la cinepresa. Qui c'è il mirino. Questo invece è l'obiettivo. E questa è la manovella che va girata sempre alla stessa velocità. Posso provare? Certo, certo, grazie.
Dora Film Produzioni. Sì, c'entra mia moglie. Ma io sono il responsabile, direttore artistico. Comando io. Presto, Ernesto, sta arrivando mio padre, seguimi. Bravo, Vincenzo. I colori sono perfetti. Grazie, signor Arturo. Oggi sarò io il regista. Voglio che questa scena sia curata nei minimi particolari. Natalie, s'il vous plaît, tesoro, sbrigati, che dopo non riesco a stirare i costumi. Vite, vite, presto! Natalie, lei è meravigliosa, una vera dea dell'Olimpo. Il monologo se lo ricorda? Ma certo, io sono una grande attrice, che cosa crede? Pronti? Movimento? Azione! Stop! Nessun problema, Natalie. Ripetiamo. Azione! Stop, stop! Dora, sei in scena! Scusate, pensavo foste in pausa. Ma insomma! Non si riesce a lavorare qui dentro. Sì, ha parlato la grande attrice. Da capo! Pronta, Natalie? Gustavo, azione! Mai più le rivedrà. E io mai più le rivedrò. E ultime delle mie sciagure. Io schiava, io donna. Ma insomma, ma che cosa sta succedendo? Ma scusate, io non ce la faccio più, eh! Io me ne vado! Natalie! No, Natalie, ma dove stai andando, Natalie? Ci sarà di nuovo il rubinetto che perde. E adesso come faccio senza Natalie? Devo ancora girare delle scene importanti. Oh, ma che ti importa? Tanto quella è facilmente sostituibile. Perché non fai recitare Aurora? Lei è perfetta come dea greca. Oh, no, io non sono pronta. Non so. Potrebbe provare, ma a me servono due attrici. Ma cosa è successo? Natalie è scappata via urlando. Oh, nulla di importante. Hai visto? Adesso hai ben due attrici. Povero me. Andate a cambiarvi, proviamo. Ma lì, altre due da vestire! Ragazze, muovetevi! Allora, tu potresti dire che si va avvicinando di te, oh Luna. Che si va bucinando di te, o Luna? E tu rispondi, dimanda nel figlio il tuo, Venere. Ehi, me cagion di tutto questo. Dimanda nel figlio il tuo, Venere. Ehi, me cagion di tutto questo. Thank you.
Signorina Olivia, c'è una busta per lei. Grazie, Aurora. Guarda un po' che belle. Ah, ma chi le ha fatte? Non ci crederai mai. Ernesto, te l'avevo detto, è un fotografo. Guarda un po' queste foto. Vero. Meravigliose queste foto. E chi le ha fatte? Ernesto. Ernesto. Il cameriere. No, il fotografo. Permesso. Buongiorno. Complimenti, Ernesto. Grazie. Bene, allora festeggiamo. Vado a prendere la torta. No! Va bene, vado a prendere solo da bere. Prego. Perché non ci suoni ancora quel motivetto? Sì. Combo? Sì, bello. Va bene. Piacere, Ernesto. Avrò il piacere di signor di... Scena 9, take 5! Vai! Motore. Scena 5, take 1. Azione!